non è stato mai un incontro piacevole con Mr. Parkinson, perché non è un simpaticone, ecco, voglio dire. Vengono le luci, tacciono le voci, e nel buio senti sussurrare. Io dico sempre che assomiglia a certe canzoni di Adriano Celentano degli anni 60, che avevano due tempi, un tempo più lento, più morbido, e un tempo più rock, molto rock, per cui c'è un tremore più lento e un tremore più forte. Grazie, Avevo prego. dei sintomi, avevo del tremore al braccio sinistro. Poi, diciamo, prima se si pensava fosse una forma di parkinsonismo, come sempre accade in queste cose all'inizio, poi invece è stato proprio diagnosticato il Parkinson. Mio padre aveva il Parkinson, quindi diciamo è di tipo ereditario. Sapevo di cosa si trattava perché avevo in casa un malato di Parkinson, capito? Quindi è chiaro, non è una botta d'allegria che ti arriva, però sai già a che cosa vai incontro e sai già come devi cercare di sopportare quel male. Però poi piano piano, con questo amico ritrovato nel tempo insieme al glaucoma, che mi ha portato via buona parte della mia vista, e insieme al diabete, sono tre amici con cui convivo e devo andare d'accordo, insomma, ecco. Cerco di andare d'accordo, però in tutto questo la cosa più importante è non farsi catturare da loro completamente. Cercare di avere ogni giorno, ogni mattina qualcosa da fare. Questo è la vera cura, poi credo io. Insomma, sono 6 anni, 7 anni che ormai convivo con questo Parkinson. Ma la parola depressione non la voglio nemmeno sentire, perché è una parola che non mi piace, non mi è mai piaciuta tanto e non mi piacerà mai, ecco. Quindi cerco di combatterla così, facendo delle cose, capendo e godendo la vita, quello che mi regala la vita ogni giorno che mi sveglio. Diceva Fellini, è la curiosità che mi fa svegliare la mattina. Ecco, io credo che quello sia la migliore medicina per tutti questi amici ritrovati, diciamo. La curiosità che ti sveglia e che ti fa ancora sentire vivo è un buon motivo per stare ancora al mondo. Insieme alla curiosità, alla voglia di vivere, alla voglia di godersi la propria famiglia, i propri cari, ci vuole anche andare d'accordo un po' di più con la pazienza, che è un altro aspetto fondamentale, diciamo, insieme alle cure che fai. La famiglia è stata la cosa più importante, perché sono le persone con cui ti misuri principalmente con queste storie. Il lavoro è stato altrettanto importante, perché il lavoro mi dà da fare, capito? E poi io ho la passione di fare il giornalista, ce l'avevo fin da ragazzo. Il fatto che possa continuare ancora adesso a farlo, anche se sono andato in pensione, il primo tempo pensavo di non poter farlo. Poi ho capito come si poteva fare il proprio lavoro anche con il Parkinson, con il glaucoma, si poteva fare ugualmente, e ho trovato un sistema per farlo con tranquillità. Insomma, fino all'ultimo giorno dei miei 40 anni di digiuno ho sempre lavorato, quindi voglio dire, ci siamo messi d'accordo poi con Mr. Parkinson, insomma. E all'inizio non controllavi lo stato emotivo, perché c'erano dei momenti in cui ovviamente le dirette soprattutto ti creavano dei problemi. Mi ricordo una sera sul balconcino del Festival di Sanremo, c'era stato un grosso problema tecnico, e lì appunto era cominciato il tremore al braccio sinistro, e che non riuscivo a controllare, insomma. Sì, è stato molto bravo anche l'operatore, che mi ha aiutato in quel senso lì. Però ho capito che la cosa migliore, quando dovevo fare una diretta, per esempio, era quella di pensare che non dovevo andare in onda in diretta, che è come se la vita continuasse normalmente. E allora lì riuscivo a controllare meglio le cose, insomma. Sul mio glaucoma, omerico non fui per poesia, ma per mancanza di diotria. Ancora quella però sul Parkinson non mi è venuta bene, anche perché c'ho una rima da combinare che ancora non si intreccia bene. Devo combinare un gioco, Parkinson, tremore, tremarella, insomma, che deve arrivare a tutto, insomma, forse magari un giorno arriverà. E l'ironia è fondamentale, perché ti permette di, come dire, una specie di salvagente, ecco, nei momenti più complicati e più difficili. E mantenere il sorriso, mantenere l'ironia, mantenere, come dire, buon senso, positività, sono cose che ti aiutano a vivere meglio in queste situazioni. Se dovessi pensare a un film, penserei a un film di Charlie Chaplin, di Charlot, uno dei miei preferiti in assoluto, che è Tempi Moderni, o una delle sue comiche, insomma, così apparentemente schizofrenico, ma in realtà poi
ha una sua poeticità, una sua poesia. Queste malattie che ho sono compagni di viaggio che credo che non scenderanno mai da nessuna stazione, se le faranno tutte con me, per cui è meglio andarci d'accordo che litigare. Questa è l'unica cosa che ho capito. E a volte non ce la fai, a volte ci litighi, perché chiaramente non è un gioco e non è un film tutto questo. Però quando riesci a, diciamo, ad andarci d'accordo è già un passo avanti, insomma, ecco. L'idea che ti possono abbandonare è difficile. Non c'è pensiero di guarigione, per intenderci, in questi casi. E allora tanto vale andare avanti, andare dritti, e ogni tanto si va a sbattere, poi si torna indietro e si continua il cammino, insomma, ecco. Con gli anni ho capito, sono arrivato a 67 anni, che non c'è nessuna parola che realmente somigli all'avventura umana, che possa racchiudere insieme l'avventura umana, perché è talmente sorprendente, talmente incredibile, talmente... ogni giorno ti regala una sorpresa e quella sorpresa va accolta, ecco, devi sapere accogliere l'avventura umana con tutto quello che ti riguarda. Per cui ogni parola sembra perfetta al momento in cui la dici, un momento dopo non è più, non ti appartiene più. Quindi bisogna godersi tutto quello e ripeto, la parola più giusta secondo me per la vita è accoglienza, accogliere la vita con tutto quello che porta con sé. Mi piace un titolo di una canzone di Giorgio Gaber, Far finta di essere sani, che è una canzone bellissima di Giorgio. Fece anche uno spettacolo teatrale che si chiamava Far finta di essere sani. Ecco, questo può essere un buon sistema, un buon antidoto, anche nei confronti degli altri. Far finta di essere sani. In fondo diciamo che, dato che non siamo tutti, nessuno di noi è affetto da perfezione, godiamoci l'imperfezione che abbiamo e andiamo avanti. Far finta di essere sani. Una cosa che voglio dire è di non avere paura. Di non avere paura e di cercare di lottare fino alla fine, di mantenere uno straccio di autonomia. Perché la paura, avere paura e non riuscire più ad essere autonomi è sbagliato. Bisogna combattere così, senza paura, avere coraggio e non perdersi d'animo mai. Io credo che sia assolutamente importante che ognuno di noi racconti la propria esperienza con il signor Parkinson, con Mr. Parkinson, perché è un modo per condividere emozioni, condividere fatiche, condividere dolori, condividere momenti di allegria, condividere, diciamo, tutto quello che in quel momento preciso in cui ti dicono che hai il Parkinson sembra che stia crollando la vita. Invece devi capire piano piano che la vita continua, cambiano le coordinate, ma la sostanza poi principale rimane integra. Fino a quando, come dire, qualche pensiero attraverserà la tua mente, vuol dire che ancora c'hai voglia di fare, c'hai voglia di vivere, c'hai voglia di ridere, di sorridere, di piangere. Papa Benica vive esattamente come vivo io, esattamente, è la perfezione precisa, sulla mia carta d'identità. Mi dispiace solo che non ci possa mettere l'immagine di Vincenzo Papa Benica, perché ne sarei felice. Però l'immagine di Vincenzo Mollica per ora sta sulla carta d'identità, però sulla mia tomba. Ho chiesto a mia moglie Rosa Maria e a mia figlia Caterina che non mettono la mia foto di Vincenzo Mollica, perché in questi cimiteri io credo che nessuno dei defunti abbia scelto la foto da mettere sulla propria lapide. Allora io ho scelto l'immagine di mettere l'immagine di Vincenzo Paperica sulla mia tomba, e sotto ci deve essere scritto: qui giace Vincenzo Paperica che tra gli umani fu Mollica. Ecco, questo penso che sia la cosa migliore.